Bene, per la digitalizzazione e la connettività chiamo Massimiliano Lamantia. Grazie. Lamantia? Lamantia. Buongiorno a tutti. Io mi sono occupato del tavolo connettività e digitalizzazione che mi rendo conto rispetto ai temi di alta, diciamo, didattica, eccetera, forse è un pochino secondario, però ci tengo a sottolineare che oggi i ragazzi che vanno a scuola sono dei nativi digitali, lo sappiamo, cioè usano molto meglio di noi computer, tablet, smartphone, sono a un livello di, diciamo, di manualità di questa strumentazione che noi ce lo sognavamo. Quindi, diciamo, secondo me e secondo i partecipanti al tavolo è molto importante puntare anche su questo aspetto della scuola, cioè la modernizzazione delle scuole dal punto di vista della connettività e della digitalizzazione. Leggo quello che abbiamo preparato, così facciamo anche prima, poi eventualmente commenterò qualcosa. Comunque, lo sviluppo digitale della scuola è indispensabile per adeguare il sistema scolastico a ciò che sono già adesso i giovani, ovvero nativi digitali che utilizzano agevolmente tablet e smartphone, e prevede lo sviluppo sia dell'infrastruttura tecnologica sia dell'adozione di strumenti digitali e per la didattica. Sia per la didattica che per l'amministrazione, quindi questi strumenti possono servire per entrambi i campi. Al fine di mettere in atto valide innovazioni didattiche, e qui parliamo di e-learning, ebook di testo, eccetera, occorre garantire alcune condizioni essenziali per le scuole, che possono essere per l'infrastruttura tecnologica. Questo abbiamo preso dei dati da un articolo scritto su Agenda Digitale, un sito in internet, una ricerca fatta dall'Università Bicocca di Milano. Quindi dicevo, per l'infrastruttura tecnologica sono necessari circa 650 milioni di euro, quindi anche qui parliamo di fondi, però purtroppo sapete che l'informatica ha un suo costo, e quindi 650 milioni di euro per il cablaggio delle scuole italiane. Quindi, che sono 184 milioni per la connettività, 274 milioni per la sicurezza e 192 milioni per l'utilizzo delle infrastrutture e delle apparecchiature tecnologiche. Quindi questo per quanto riguarda l'infrastruttura. E poi c'è l'adozione di strumenti software per l'amministrazione, quindi il registro elettronico che molti di voi conoscono, scrutinio elettronico, aule virtuali, gestione della didattica e delle relazioni con la famiglia. Il primo anno sarebbero necessari 40 milioni di euro e per quelli successivi 16 milioni di euro per il mantenimento. Quindi qua parliamo comunque alla fine di cifre anche relativamente basse, che potrebbero però fare un salto di qualità alle nostre scuole. Quindi poi abbiamo posto l'accento sulla necessità che le procedure adottate dalla scuola, queste procedure software, siano il più possibile uniformi e che consentano lo scambio di informazioni fra gli istituti e il MIUR. Tali condizioni sono necessarie per l'applicazione della normativa vigente, quindi le leggi 133 e 169 del 2008 e successive modifiche, che già prevede la sostituzione dei libri cartacei con libri digitali, a discrezione però del Consiglio degli insegnanti, e ovviamente se non abbiamo le infrastrutture informatiche digitali non si può passare ai libri digitali. È prevista anche l'autoproduzione di libri digitali da parte degli insegnanti per costituire un archivio a disposizione gratuita degli alunni. Per il migliore utilizzo degli strumenti digitali si ritiene necessario l'introduzione di due figure di sistema nell'organico funzionale degli istituti. Uno potrebbe essere un docente educatore digitale per la formazione degli altri docenti ed un assistente tecnico per la gestione dell'infrastruttura tecnologica, almeno nel periodo iniziale dell'attivazione dei sistemi. Poi, per quanto riguarda i dispositivi da utilizzare da parte degli alunni, quindi tablet, netbook, eccetera, nel caso in cui la scuola adotti libri gratuiti, quindi a distribuzione gratuita, potrebbe rimanere a carico delle famiglie, ovviamente, perché
un tablet, un netbook, diciamo, a un costo relativamente basso rispetto al costo dei libri cartacei, ma comunque devono essere previste sovvenzioni per i soggetti in difficoltà economiche.